Signor Sindaco, caro Antonio, l'applauso è per il Sindaco Metropolitano. Poi racconteremo al signor Sindaco Metropolitano che la casa di Dante l'hanno fatta fuori subito, perché nel momento in cui l'hanno esiliato l'hanno subito buttato giù tutto, distrutto tutto. E c'è una storia però meravigliosa su Dante, cioè quando Dante gli viene detto se abiuri e chiedi scusa torni in città, lui che adorava Firenze come voi adorate Bari, le vostre terre, la Puglia, e aveva un desiderio profondo di tornare a vedere quel palazzo vecchio che stava salendo su, il Palazzo dei Priori, disse: io non potrò mai accettare che pur di tornare a casa debba dire il falso e debba scusarmi di qualcosa che non ho fatto. Per cui, anche se la casa non è granché, volevo mettere a verbale che non restituirò i 4,50 euro a De Caro, e che contemporaneamente l'immagine dell'identità che lui ha dato del proprio territorio, degli altri territori, è molto forte ed è il senso di questo nostro investimento e di questo nostro impegno. Saluto i sindaci, saluto il signor Presidente della Regione, sono grato agli uffici della Regione e agli uffici del Sottosegretario per aver condiviso un percorso anche per superare le polemiche delle ultime settimane. Quindi posso immaginare di annunciare già da adesso che nell'arco dei prossimi 15 giorni più o meno, poi vedremo i tempi, saremo in condizioni anche di firmare il patto insieme alla Regione, un fatto positivo e importante, di cui ringrazio il Presidente Emiliano, il Sottosegretario De Vincenti e tutti i partecipanti a questo importante appuntamento. Saluto le autorità politiche di tutti i colori, i membri di governo, le autorità militari, civili, religiose, saluto davvero tutti con il cuore in mano e vengo alla parte meno formale ma più urgente che sento dal profondo del cuore. Effettivamente Antonio De Caro in fase di candidatura aveva preso l'impegno a non chiedere una serie di cose al governo, perché dice: io quando sarò sindaco non ti verrò a chiedere cose. Infatti si era anticipato prima, cioè già in fase di candidatura aveva detto: scusa Matteo, tu ti ricordi quel sindaco di una città a caso che diceva che gli uffici giudiziari non devono essere delle città, battaglia storica che noi sindaci abbiamo fatto, ma dello Stato? E quello diventò un emendamento, l'emendamento De Caro, che ha portato dal 1° settembre ad assumersi come Stato la responsabilità degli uffici giudiziari. Quindi è vero che non chiedeva i soldi dopo essere stato eletto, semplicemente per il fatto che si era avvantaggiato sul programma. Questo però nulla toglie alla necessità che tu hai posto e che io condivido e per la quale ci sono i primi denari nel patto per Bari, di riuscire a lavorare a una progettazione per gli uffici giudiziari. Chi ha vissuto esperienze nelle proprie città di trasformazione e di creazione di una cittadella unica della giustizia vede delle evidenti economie di scala che non sono soltanto di natura strettamente economica ma di natura funzionale degli uffici, perché lavorando insieme tutto è molto più spedito. Accanto a questo ci sono qualcosa come 230 interventi, 41 comuni, insomma c'è un impegno reciproco, noi ci controlliamo, voi controllate noi controlliamo voi e insieme cerchiamo di spendere meglio i soldi. I cittadini possono controllare avendo un elenco preciso, puntuale, un elenco in cui ci sono nome e cognome non soltanto dell'intervento ma scadenzario, chi paga, come, in che tempi, e tutto questo non è un elenco della spesa, l'ha detto molto bene il sindaco De Caro, è un investimento strategico sul territorio. E allora permettetemi un minuto di dire una cosa che sta alla base del nostro accordo. Noi stiamo vivendo il tempo della paura, non soltanto in Italia, dove comunque c'è chi soffia sul fuoco della paura, il diverso come pericolo, il muro da costruire dentro o fuori di noi. Pensate all'Europa, grande intuizione nata sull'abbattimento di un muro, nata prima dell'abbattimento di un muro, ma poi consolidata sull'abbattimento di un muro che oggi vede crescere muri in paesi che sembravano impossibili, esenti, immuni dal contagio della paura.
noi che siamo cresciuti nella logica della piazza, dell'incontro, del confronto, del dialogo, sta crescendo un sentimento di paura che non soltanto in Italia e in Europa, ma in tutto il mondo, permettetemi di dire, rischia di contagiare anche la politica. Non è una valutazione di parte, perché vi sono in tutti gli schieramenti persone più o meno sensibili al richiamo della paura e persone più o meno sensibili al richiamo del coraggio. Ma quello che sta avvenendo è il tentativo di mettere in secondo piano i valori fondanti di una comunità. Se passa il principio che il simbolo del futuro è il muro e non la piazza, le nostre comunità sono finite. Il nostro modello di sviluppo basato sulla relazione, sul valore più grande che può avere una comunità, che è il confronto, il dialogo, l'incontro, è finito. E allora ciò che noi dobbiamo fare è portare come Italia, indipendentemente dalle opinioni politiche e partitiche che pure ci separano, indipendentemente dalle diverse sensibilità personali, culturali, istituzionali, di appartenenza, un principio di fondo, che è quello di affermare che in questo tempo, nel tempo in cui i profeti della paura vorrebbero rinchiuderci nell'isolamento del cittadino globale, il nostro compito è tornare ai valori fondativi, ai valori fondanti della nostra comunità. Voi direte, caspita Renzi, siamo qui per parlare del progetto specifico, vogliamo sapere se ci sono i soldi sulle smart grid, sugli interventi specifici dell'agenda digitale. Sì, ci sono, e l'avete visto. E insieme, su proposta di Antonio, firmeremo il tabellone con tutte le vostre località, con tutti i comuni, 41 comuni interessati. Ma questi soldi non sono un elenco di interventi da fare così perché non sappiamo che cosa fare, sono la risposta di un paese, l'Italia, che prova sommessamente a dire la sua nel mondo oggi, e lo fa partendo dal più piccolo dei comuni della città metropolitana di Bari, perché nella nostra fisionomia di paese il più piccolo dei comuni, con la fascia tricolore del suo sindaco e con la bellezza dei suoi abitanti, rappresenta un pezzo di questa risposta culturale, indipendentemente se sia di centrodestra, centrosinistra, se sia di un movimento civico o di un partito tradizionale, rappresenta l'idea dell'Italia nel mondo. L'idea dell'Italia nel mondo per me oggi è essenzialmente questa. Noi abbiamo combattuto, devo dire con una condivisione anche più ampia rispetto alla maggioranza di governo, nel 2014 la battaglia per la flessibilità in Europa. Quante volte ne abbiamo discusso, quante volte ne abbiamo discusso in Parlamento. Io credo che nella scorsa legislatura sia stato un errore approvare il Fiscal Compact come fu approvato. Era probabilmente dettato dalle contingenze, forse non vi erano alternative, ma quella filosofia lì distruggeva l'idea di economia del nostro paese. E noi che siamo stati sindaci, voi che lo siete tuttora, lo avete visto, perché i primi a pagarne le conseguenze furono gli amministratori locali, che messi al bivio tra tagliare i servizi e tagliare gli investimenti, purtroppo, dico io, ma anch'io ho fatto lo stesso, almeno in parte, quando ero sindaco, tagliavano gli investimenti. Avevi il servizio, non è che chiudi l'asilo nido. Questo taglio degli investimenti ha portato a un danno pazzesco per la nostra economia. Lo si è fatto a livello locale, lo si è fatto a livello nazionale. Spendevamo 40 miliardi di euro all'anno di investimenti. Siamo passati a 20 miliardi. Una diminuzione devastante. Non importa essere keynesiani per capire che con questa operazione è crollata la nostra economia. Ed è crollato l'indotto, a partire dal settore delle costruzioni, che dei 927.000 posti di lavoro perduti ne ha persi più di 500.000. Dunque la prima battaglia che noi abbiamo fatto è: diamo flessibilità all'economia europea. Oggi, proprio in queste ore, l'Europa ci riconosce un ulteriore elemento di flessibilità, ancora meno di quello che io avrei voluto, ma è un fatto importante, che è un successo dell'intero paese. Qualche settimana fa, qualche mese fa, diceva: ma non si fa così in Europa, vedrete che botte, che batoste prenderanno. Alla fine l'abbiamo visto. Oggi abbiamo ottenuto un accordo significativo, importante. Non è
la soluzione di tutti i mali, ma è un principio. Sul tema della flessibilità l'Europa c'è. Bene. Poi si è posto il secondo tema, che vi ha visto protagonisti. Vi ha visto protagonisti soprattutto in passato, ma anche in questo passaggio, che è quello dell'immigrazione. La gente di Puglia ci ha insegnato tanto negli anni 90, ma anche adesso. Noi apparteniamo a una cultura per la quale se uno affoga in mare, io lo salvo. Se uno ha bisogno di essere salvato e accolto per il fatto che sta fuggendo, anche se rischio di perdere un punto nei sondaggi, non perdo la mia faccia, non perdo la mia dignità di uomo. E voi ce l'avete insegnato in tanti passaggi, indipendentemente dal vostro colore politico. Perché non avete ceduto alla paura. Poi, naturalmente, siamo dell'idea di essere saggi, di intervenire. Si è fatto un accordo importante con l'Albania, a differenza ovviamente di quello che potevamo fare 20 anni fa, quando il clima in Albania era profondamente diverso. Il lavoro di Edi Rama, tra l'altro, è straordinario. Si è fatto un lavoro con i Balcani. Allo stesso modo, cosa abbiamo detto in Europa? Seconda battaglia. Noi vogliamo combattere perché chi dice che c'è bisogno di una strategia sia conseguente. Ecco il Migration Compact. Ecco il piano per l'Africa. Vanno in televisione a dire aiutiamoli a casa loro. Bene, allora inizia a smettere di tagliare sui fondi per la cooperazione internazionale. Poniti il problema di come fai a intervenire su una dimensione di sviluppo strategica in alcuni paesi che, se crescono, possono ridurre le partenze e possono soprattutto dare occasioni di sviluppo economico a quei paesi. Cioè, perché ci dici questo, Renzi? Vi dico questo per dire che anche questa seconda battaglia non è più ormai una battaglia soltanto italiana. L'Italia ha affermato la flessibilità ed oggi la flessibilità è un patrimonio condiviso. L'Italia ha affermato il principio che sull'immigrazione doveva esserci uno sguardo europeo e oggi è una politica europea. In entrambi i casi io non sono ancora soddisfatto. C'è moltissimo da fare. Chi vi dice che tutto è risolto vi sta prendendo in giro. Però qualcosa è cambiato. E arrivo al terzo punto, che è la base dell'accordo di oggi. Il terzo punto è che per i prossimi anni, di fronte alla cultura della paura, che c'è oltreoceano, non c'è soltanto in Europa, che c'è in Europa, che tocca alcune realtà e paesi a noi vicini, chi l'avrebbe mai detto che in Austria il candidato del Partito Popolare e quello del Partito Socialista Europeo sarebbero arrivati quarti e quinti, con poco più del 10% a testa alle presidenziali? Se l'avessero detto un anno fa, nessuno di noi ci avrebbe creduto. Quindi questo dibattito è un tema che sta entrando fortemente in tutti i paesi europei. A fronte di questo, nel tempo della paura, cosa possiamo fare noi? Affermare, caro Antonio, la nostra identità. E la nostra identità è quel mix straordinario che ci rende orgogliosi e che tiene insieme le orecchiette e l'industria aerospaziale in Puglia e che tiene insieme la straordinaria capacità di investire sul futuro con i giovani creativi e la tradizione che deriva dall'appartenenza a una comunità e che tiene insieme i prodotti agroalimentari con la voglia di essere la regione non soltanto più visitata su Google, ma magari in prospettiva sempre più visitata, che è un punto fondamentale, perché la Puglia sotto questo profilo può trainare l'intero mezzogiorno nella dimensione turistica. Lo sta già facendo, lo può fare ancora di più, ci sono tutte le condizioni perché lo faccia di più, e lo può fare Bari e lo può fare la vostra costa straordinaria. Dirà che lui ha detto Polignano perché è il luogo del nostro primo incontro. Noi ci siamo incontrati a Polignano di nascosto una volta qualche anno fa, che detta così chissà che pensa, subito De Caro mette subito le mani avanti, quindi immediatamente pone le distanze, vabbè, sto da questa parte. Ma il punto chiave, il punto centrale di questa discussione è che è la cultura, l'identità, l'appartenenza ciò che salverà l'Europa oggi. L'Europa deve prendere dall'Italia questo stimolo, così come l'abbiamo fatto sulla flessibilità, così come l'abbiamo fatto sull'immigrazione. Per tutto il prossimo anno insisteremo su questo straordinario mix e sarà il tema centrale del G7 del maggio 2017 in Italia. Cultura, educazione, capitale umano, territorio, orgoglio, identità. Perché questo accada, non basta un governo. Non basta un presidente del Consiglio, non basta un sindaco metropolitano, non bastano i sindaci, non basta un presidente della regione, non basta un sottosegretario alla presidenza del Consiglio. O diventa questo tema patrimonio condiviso di una classe dirigente, qui sta il senso del patto insieme a voi,
E quindi ci prendiamo degli impegni reciproci sui quali ci confrontiamo e ci facciamo giudicare da chi sta dall'altra parte della telecamera, oppure non riusciremo a risolvere questa grande sfida. Quando tu dici che la parola chiave è insieme, non soltanto sono d'accordo, Antonio, ma rilancio, è insieme, che queste tematiche, indipendentemente dal colore politico o partitico, diventeranno la base della discussione dell'Europa che verrà. È un'utopia? Per qualcuno sì. Per qualcuno è soltanto un documento, per qualcuno è soltanto un file, per qualcuno è soltanto un elenco di progetti. Anch'io ringrazio di nuovo Claudio per la passione e la dedizione che sta mettendo in questo impegno. Ma a mio giudizio, questo non è soltanto un patto. Apponendo la firma e poi tutti insieme firmando sul tabellone, è come se ciascuno di noi dicesse che, indipendentemente dalle proprie valutazioni politiche, abbiamo voglia di portare il nostro tassello per un paese che torni a essere guida in Europa, e lo faccia su questi grandi temi: il tema della cultura come fattore identitario, è la riscoperta della comunità contro l'isolamento, è la riscoperta della frontiera intesa come orizzonte bello e non come confine angusto, è la riscoperta della dimensione del sogno che si fa concretezza puntuale, perché tu puoi sognare quanto ti pare, ma se poi i progetti non partono perché hai un ritardo di tempi, beh, con questo meccanismo voi siete titolati a dire: Palazzo Chigi, ma tu cosa stai facendo? Ma questi denari che ci avete promesso dove sono? Ma questo impegno su cui ti sei giocato la faccia come mai non parte? Chi ha fatto l'amministratore sa che questa è la cosa più bella che possa accadere. Allora, l'agenzia sociale sulla casa, il grande investimento sul TPL, gli interventi sui fondi europei, su cui pure questo territorio da tempo ha una expertise davvero interessante, il binomio turismo e cultura, le iniziative sul cicloturismo, tutto ciò che tu hai citato è secondo me un elemento di grandissimo, sono elementi di grandissimo rilievo, perché ci dicono che insieme ci impegniamo non soltanto a fare il bene delle città, della città metropolitana di Bari e dei comuni della provincia di Bari, ma tutti insieme ci impegniamo a dare una mano al nostro paese perché torni a fare l'Italia, che è la cosa più grande che possa accadere. In questo, e vado rapidissimamente a chiudere, importantissimo il tema della progettazione. Noi siamo un paese che ha smesso di progettare. Perché abbiamo smesso di progettare? Abbiamo smesso di progettare perché avevamo da tagliare i soldi per il futuro. Cioè, con la filosofia dell'austerity fine a se stessa, ma per quale motivo io dovevo mettere anche una piccola posta su una progettazione preliminare quando sapevo che tanto non avrei visto neanche il definitivo? Non dico l'esecutivo, neanche il definitivo. E questo meccanismo è un meccanismo atroce, perché ti rinchiude, ti rintana. Risbloccare l'Italia parte innanzitutto dalla voglia di tornare a progettare. Magari delle cose non andranno bene, mica tutti i progetti dovranno divenire realtà, ma tornare ad avere uno sguardo gettato sul futuro, nel senso etimologico della parola, è a mio giudizio una delle grandi occasioni che noi abbiamo. E farlo senza avere la preoccupazione di vivere un indistinto presente in cui continuiamo a raccontarsi sempre le stesse cose in modo autoreferenziale è un valore aggiunto che io credo che ciascuno di noi dovrà portare. Dicevo che vado alla conclusione perché in realtà noi stiamo raccontando questo patto come una grande occasione per andare controcorrente, vero? Però c'è un elemento fondamentale, Antonio, che questo patto impegna un gruppo dirigente. Sarebbe interessantissimo discutere insieme a voi di che cos'è oggi il gruppo dirigente in Italia e di qual è il ruolo della politica. È un argomento che si può fare a Bari. Poi ho visto qualche giorno fa il presidente Mattarella è venuto vostro ospite per inaugurare le cerimonie dei 100 anni di un grandissimo punto di riferimento di questo paese, quale Aldo Moro. Ho visto dunque che ha scelto l'università, come è giusto che sia, anche per l'esperienza pregressa rispetto alla politica che aveva fatto l'onorevole Moro. Ma il tema del gruppo dirigente oggi in Italia è un tema fantastico. La classe politica
si è abituata ad avere dei governi che cambiavano ogni 6 mesi, 63 in 70 anni, qualcosa di più, una volta ogni 13 mesi, e si è abituata a dare tutte le responsabilità dei problemi alla classe politica, che pure molte responsabilità aveva, e contemporaneamente a non valorizzare quella straordinaria struttura tecnocratica che noi abbiamo, perché i nostri funzionari, i nostri dirigenti sono di altissimo livello, parlo delle forze dell'ordine, parlo della pubblica amministrazione, parlo della magistratura, parlo dei vari settori della pubblica amministrazione, che non sono stati valorizzati, anzi in alcuni casi lasciati a se stessi. Lasciati a se stessi, il rapporto tra politica e tecnica si è molto perso. E tutti e due, sia la classe dirigente politica che la classe dirigente amministrativa, ha perduto qualcosa da questa mancanza di rapporto. Io trovo che una delle sfide grandi che avremo da fare nei prossimi mesi sarà quella di tornare a formare la consapevolezza della classe dirigente di essere tale, con la formazione più forte nelle scuole che noi abbiamo e che sono spesso di ottimo livello, dei giovani che si avviano alla carriera amministrativa, ma anche con la formazione della classe dirigente politica, qualunque sia il partito a cui appartiene. C'è bisogno di tornare a scoprire la bellezza del valore educativo, di prendere qualcuno che ti tira fuori e ti rimette in moto, ti rimette in discussione. Io credo che anche su questi temi il Mezzogiorno debba essere protagonista, Bari debba essere protagonista. Sarà perché sono legato a questa città, come tu sai, da motivi familiari. È la città che ha dato a mio nonno l'occasione di tornare alla vita. È la città dove mio nonno ha incontrato mia nonna, è la città dove, infatti, non a caso mi sono mangiato il panzerotto, perché è il ricordo, dicevo scherzando prima Antonio e Michele, è il ricordo della festa in famiglia da parte di mamma. Panzerotto e orecchiette, mi hanno anche preparato una cucuma di orecchiette da portare a casa, quindi io ho fatto giornata, non so se si configura come voto di scambio, direi di no, quindi in ogni caso mi dichiaro, diciamo, l'ho dichiarato, per cui credo che non vi siano secondi fini. Ma il punto chiave è che questa nostra straordinaria realtà del Mezzogiorno non deve essere coinvolta soltanto nel solito raccontino per cui adesso ripartiamo, che è sacrosanto, adesso guardiamo quello che non va, ma deve essere anche coinvolta nella costruzione di classe dirigente. Già c'è tanta classe dirigente che viene dal Mezzogiorno, ma l'elaborazione culturale, filosofica, lasciatemi dire politologica, di quello che noi dobbiamo fare può e deve partire da queste scuole, da queste università, dalle persone che vivono questo territorio. E allora, se questo è, noi ci accingiamo a firmare prendendoci degli impegni concreti. L'elenco sono i 200 e rotti progetti, ma vorrei che ciascuno di noi, nel firmare poi questo accordo, ci mettesse qualcosa di più di un semplice impegno amministrativo. Noi quando firmiamo le delibere, voi, ora io non sono più sindaco, ma insomma, che poi non tocca nemmeno a noi, la parte tecnica, diciamo, quando comunque ci tocca con la firma digitale firmare qualcosa, siamo sempre preoccupati, ma questo adesso non sarà mica una cosa da Corte dei Conti, oppure no, questo chissà cosa mi succede. La firma è diventato quasi un qualcosa che ci fa paura, ma la firma in realtà è un gesto meraviglioso, è un gesto impegnativo, è un gesto che mette ciascuno di noi in condizioni di assumersi un pezzo della responsabilità. Vorrei che firmando tutti insieme il cartellone avessimo questo presupposto. Noi stiamo ricostruendo l'Europa, stiamo combattendo il clima di paura, stiamo creando classe dirigente, stiamo creando occasioni di sviluppo nel Mezzogiorno. E certo, farlo, come ci ha detto Antonio, con il piacere della stretta di mano e dello sguardo negli occhi, è qualcosa in più, perché chi viene dalla cultura contadina sa che quando uno si guarda negli occhi e stringe la mano, nella cultura dei sensali, quello valeva più che un contratto. Stringersi la mano e guardarsi negli occhi era più impegnativo che non siglare un contratto davanti al notaio. Era il notaio dell'epoca, solo che erano due mani, spesso rugose e piene di calli, ed erano quattro occhi che si incrociavano. Vi auguro, mentre firmerete, di sentire la responsabilità non soltanto della vostra fascia tricolore, di cui siamo orgogliosi, ma anche e soprattutto di questa scommessa politica grande: restituire speranza all'Italia, riportare passione dentro la politica e ridare al Mezzogiorno il compito di guidare non soltanto la ripartenza economica, ma anche la crescita culturale e educativa di questo paese, di cui abbiamo un disperato bisogno. Farlo, Antonio, nei giorni in cui ti hanno minacciato,
è qualcosa di più di un simbolo politico, è anche il simbolo di un affetto e di un'amicizia che la tua città ti ha tributato ieri e che tutti insieme tributiamo a te, sindaco di una grande città, ma lasciatemelo dire, ai sindaci delle piccole comunità che spesso sono costretti a vivere mille problemi e mille difficoltà, ma che lo fanno perché hanno nel cuore e non soltanto sul petto o sulle spalle una fascia tricolore che significa amare l'Italia. Viva Bari e viva l'Italia! Hai parlato di accoglienza e quindi ti lascio la sacra manna di San Nicola. Qualche giorno fa ci sono stati i festeggiamenti del nostro santo patrono, che è il santo dell'accoglienza. La nostra terra, la città di Bari, l'area metropolitana di Bari, ma anche la regione Puglia, perché il santo della regione Puglia è accogliente, anche perché nel 1087 è arrivato il vescovo di Mira, che ha la pelle scura, e il santo dell'ecumenismo religioso, una sorta di ponte tra l'Oriente e l'Occidente. Quindi siamo onorati oggi di lasciarti la sacra manna di San Nicola. Abbiamo scritto affinché San Nicola, simbolo dell'ecumenismo e dell'accoglienza, possa proteggere le azioni del governo. Grazie. Tu e Emiliano mi avete convinto a candidarmi, non dirò nulla perché siccome quelle erano delle vere e proprie minacce, c'è il procuratore, ci sono le forze di polizia, evito di raccontare cosa mi avete detto, ma mi avete reso un uomo felice.